Ciao, amici, ragazzi, compatrioti, follower della pagina. Oggi parliamo di una cosa interessante, secondo me, che riguarda tutti quelli che si accingono ad imparare i famosi muscle up alla sbarra, o le salite di forza, come volete chiamarli. Allora, la domanda a cui voglio rispondere oggi è: perché la gente si fotte le spalle eseguendo i muscle up? Allora, ci sono due fattori principali. Uno, la forza che si ha all'inizio, e se è sufficiente per eseguire il muscle up alla sbarra, che voi lo facciate nel modo di slancio, ok, è un momento che viene fatto di slancio. E due, la tecnica che viene utilizzata. Allora, nel muscle up di slancio, noi andiamo a eseguire una parziale oscillazione davanti. Questa oscillazione prevede di aprire completamente, okay, il cingolo scapolo omerale, portando in prestiramento i dorsali e gli addominali. Di risposta, cosa succede? Che l'addome stirato per riflesso avrà una contrazione di ritorno maggiore. Stessa cosa vale per i dorsali. Quindi nel movimento di chiusura di ritorno avremo un'accelerazione maggiore per superare la sbarra. Il problema è che se non abbiamo sufficiente forza nei dorsali, nella parte della cuffia dei rotatori che assiste il dorsale, perché il grande rotondo altro non è che un dorsale in miniatura, noi non saremo mai in grado di andare a porre l'accelerazione necessaria per superare la sbarra. E un altro fattore importante è che tutti i movimenti accelerati vanno ad incidere pesantemente sui tessuti connettivi. Quindi voi accelerate, accelerate, accelerate. A un certo punto qualcosa si rompe. Questa è la prima cosa, quindi la preparazione fisica necessaria per poter superare la sbarra. La seconda è la tecnica. Ok? Il problema principale qual è? Che chi non possiede la forza necessaria per superare la sbarra si ritroverà a fare una cosa di questo tipo. Questa è la sbarra, andrà a fare questo per buttarsi su. Quello che succede alla spalla è esattamente un accentuare questo tipo di interrotazione. Il problema qual è? Che chi è forte riesce a farlo arrivando in questa posizione, chi non è forte arriverà a farlo in questa posizione. E in questa posizione la spalla soffre da morire, i tendini del sovraspinato soffrono da morire, perché vi è una completa interrotazione e una, diciamo, posizionamento del gomito e di conseguenza dell'omero, tale per cui il tendine del sovraspinato si trova ad essere fortemente pizzicato. Non è un caso quindi che molte persone che affrontano il muscle up senza dei prerequisiti vadano a farsi del male alla cuffia, vadano a farsi del male ad altre strutture della spalla e tutto quello che ne consegue. Quindi, ovviamente, l'esecuzione tecnica gioca un ruolo importante. Immaginate quando invece non avete una sufficiente forza e non solo sporcate la tecnica in questo modo, ma andate a sporcarla anche a livello di simmetria. Infatti vedete tantissime persone che fanno il muscle up e vanno su un braccio e dopo l'altro. Quindi immaginate se in questa tecnica voi avete comunque il peso che è equamente suddiviso tra le due spalle. Quindi se abbiamo uno stress negativo anche su tutte le strutture passive, sarà equamente distribuito tra le spalle. Immaginate un movimento asimmetrico dove tutto il carico va su una spalla sola. Cioè, penso che sia una cosa da decelebrati andare ad eseguire il muscle up in questo modo. Ok? Decelebrati, non chi lo fa senza sapere le conseguenze, ma decelebrato chi continua a farlo nonostante sappia le cose. Quindi quello che vi dico io è: non abbiate fretta di andare ad eseguire il muscle up alla sbarra. Prima dovete creare una preparazione fisica di base, ok? Che riguarda sia la forza, quindi la capacità di riuscire a superare la sbarra, ok? E sia la mobilità articolare, perché la mobilità articolare serve per andare ad ottimizzare il gesto. In questo caso, tutta quella che è l'estensione della colonna vertebrale, l'allungamento dei muscoli che portano alla chiusura dei fianchi, tutti i muscoli che impediscono una corretta apertura delle spalle e via dicendo. Quindi abbiamo forza, mobilità articolare e dopo la tecnica, ok? Senza la preparazione fisica non c'è una tecnica ottimale. Questo deve essere il punto focale di questo video. Quindi, se voi andate ad eseguire una sola palla sbarra, e vedete che non riuscite ad andare su, non forzate completamente il movimento, andate ad analizzare quelli che sono.
i vostri punti deboli e cercate prima di risolvere quelli e dopo vedrete che tutto il resto avviene in modo molto più efficace.